oggi nuovo video haul per voi, perché un sacco di cosine nuove da farvi vedere, tantissime novità, e ho fatto anche delle spese pazze come al solito, quindi saprete tutto. Vi ho fatto vedere anche la foto delle cosine Issolorà che mi sono arrivate, e oggi vi farò vedere di che cosa si tratta. Ma iniziamo dal primo pacchetto che mi è arrivato, che è della Kiko. Quindi vedremo tutte le cosine che mi hanno mandato. Allora, questo pennello è fatto tipo a onda e mi piace molto come è strutturato. Il manico in legno e questa parte tipo in oro rosa, molto molto carino. Mi piacciono quelli fatti così, con questa forma, perché sono perfetti per l'applicazione del blush, della terra e insomma per il contouring. Poi mi è arrivato questo, che è un casuale, una matita occhi, è di un bellissimo azzurro brillantinato, tra l'altro anche molti brillantini, molto molto carine queste matite per l'estate, per la primavera, sono fantastiche anche su un trucco molto naturale, magari marroncino, beige, però danno un tocco di colore in più, mi piacciono molto. Poi qui c'è un prodotto per labbra e guance, vediamo un po'. Allora, c'è sia il fapunte, il temperino, che questo matitone che si usa, appunto, si può usare sia come blush che come rossetto, ed è un colore molto molto naturale, tipo un rosa scuro, un rosa antico, diciamola così. Io non so descrivere i colori, ma ormai so che voi mi capite, noi ci capiamo, abbiamo la nostra lingua speciale. E poi qua c'è un mascara effetto volume, aiuto, come al solito spacco tutto, e eccolo qua, si chiama Dawn Till Dusk ed è un mascara volumizzante. Voilà. Poi mi è arrivato un pacco gigantesco veramente dalla Collistar e scopriamo insieme tutto quello che mi hanno spedito. Allora, tantissime tantissime cosine. Allora, il mascara Art Design con la matita, questo se non sbaglio, no, mi sbaglio, non ce l'avevo perché è novità. E allora, eccolo qua, vediamo com'è lo scovolino. Ah, è sottile, fatto tipo... Che strano, ho fatto tipo spirale, però è più sottile sulla punta rispetto alla base. Sembra un po' un albero di Natale questo scovolino, però mi piacciono quelli che sono più sottili sulla punta. Mi permettono di arrivare anche alle ciglia, quelle più piccole e quelle più piccoline, appunto, che si nascondono. E poi c'è anche la matita nera nella stessa confezione. Poi qui c'è una terra abbronzante con un balsamo labbra fattore protezione 15. Eccoli qua, apriamoli insieme. Ecco qui la terra, mi piace che sia metà matte completamente, l'altra metà è tipo invece leggermente leggermente perlata, che le terre a me piacciono completamente opache, però se sono magari una parte come questa leggermente leggermente satinata per l'estate, sono fantastiche quando abbiamo un po' di abbronzatura, o voi avete un po' di abbronzatura, che io qua veramente, però nelle prossime tappe ci sarà una città molto lontana da qua, se volete provare, indovinate, potete scriverlo, sarà molto lontana da qua, molto soleggiata, molto calda, e lì forse un po' di tintarella la prenderò anch'io, non mi riconoscerete, lo so. E poi qui c'è invece il balsamo labbra, questo è sì, è completamente trasparente, no, forse lascia un minimo di colore, un po' di colore nude, molto molto carino questo. Tra l'altro, il fatto che ci sia la protezione solare per questo periodo, mi raccomando, perché è molto molto importante sempre anche proteggere le nostre labbra, anche loro si scottano, non solo tutto il resto del nostro corpo, la pelle, ma anche le labbra, quindi mi raccomando. E poi qui c'è allora un olio secco super abbronzante, idratante, e poi una crema dopo sole reidratante, insomma rigenerante, per appunto quando la pelle è esposta al sole. Quindi vediamoli assieme. Eccolo qua l'olio, che purtroppo non ha filtro, quindi per me è un pochino difficile, perché altrimenti veramente divento una lagosta. E questo invece è il dopo sole, carino, questa versione tascabile, molto molto carino. Poi qui c'è un balsamo dopo sole che si può usare anche sotto la doccia, interessante questo prodotto, mi piacciono le cose multiuso, tipo posso usare anche sotto la doccia in velocità. E questo invece è un full size, annusiamolo, no, è chiuso, aspettate, apriamolo e annusiamo questo prodotto, che io se non annuso il dopo sole. Allora, il profumo in realtà è molto molto neutro, sembra sapone, ma quello che mi ha colpito di più di questo prodotto è la consistenza, che è estremamente estremamente densa e quindi penso che idrati molto la pelle. Sono curiosa di provare questo qua. Poi, allora, qui c'è un Bronze Plus integratore alimentare per il sole, appunto, e insomma contiene vitamine eccetera eccetera, quindi questo sarà molto molto interessante da utilizzare. E vediamo come si presenta, se sono delle fiale oppure sono tipo delle bustine.
con appunto questo integratore, ce ne sono tante all'interno. Poi qui c'è un'altra crema, questa è abbronzante e snellente, intelligente perché snellisce mentre ti abbronzi, che figata. E quindi, cioè, vogliamo confrontare la ragazza sulla confezione con la mia carragione. Tralasciamo ragazze. Poi qui c'è una maschera magica autoabbronzante rigenerante, quindi un weekend di sole in una notte, che figata, mi servirebbe proprio. Tra l'altro, ragazze della Collister, state per caso insinuando che io abbia bisogno di una tintarella? Avete ragione, a parte questo. E poi qui ci sono invece quattro confezioni di diversi colori. Crema, allora, queste sono tutte creme per il viso, e una è lenitiva, che è questa azzurra, poi c'è quest'altra che è idratante, quella rosa, e poi quella gialla è opacizzante per le peli miste grasse, e quella invece fucsia, che colore è? Sì, fucsia, è energia più luminosità con estratto di lampone. Poi mi è arrivato questo pacchetto, questa borsetta dalla Ycon, spero si pronunci così, e adesso vi farò vedere le cosine che mi hanno spedito. Prima cosa sono questi tre smalti, uno è di un bel viola prugna, color uva, questa è nuova, poi questo invece è un colore nude, questo è un bellissimo nude, e poi ce n'è un altro che invece è un rosso rubino, credo siano lucidi e non opachi. Poi mi è arrivata questa che è una terra, mi piace molto la confezione rose gold di questo prodotto, ed è una terra, anche questa è leggermente satinata, mi piace. Però la colorazione di questa terra, vi dirò, perché non è per niente scura, quindi è perfetta anche per le carnagioni chiare. Poi, qui c'è una palette di ombretti, vediamoli assieme, sono 3, 6, 10 ombretti con questo pennellino che mi ricorda un po' la Naked Uno, come, non come colorazione più che altro, ma come confezione. Forse invece le colorazioni ricordano più la Naked 3, che sono tutte un po' sul rosato, sul viola, e mi piace soprattutto che ci sia, va bene, lo specchio, che naturalmente è utilissimo, non tutte le palette ce l'hanno, quindi non date per scontato, però mi piace il fatto che ci sia il pennellino, è molto molto utile. Peccato che dall'altra parte non ci sia il pennellino da sfumatura. Mi piace l'Urban Decay che ultimamente ha fatto appunto da una parte il pennellino piatto, dall'altra il pennellino da sfumatura, ma questa è molto molto più economica rispetto all'Urban Decay. Poi ci sono due rossetti che hanno però due confezioni diverse. Uno è questo, che è un rossetto liquido di anche questo, forse un non lo so come descriverlo, a metà tra la rosa ed il rosso, diciamo un rosa scuro anche questo, forse un po' un rosa antico, un pochino più scuro. E poi questo invece, che si apre con il bottoncino, che carina questa apertura. Questo invece è un marroncino glitterato, ah no, in realtà una volta steso è traslucido, quindi è un po' tipo più un nude glitterato, molto carino questo. Poi c'è questo kit stencil per sopracciglia, mi hanno spedito con diverse forme, e mi piace che ci sia anche questo pennellino doppio uso, perché da una parte c'è il è angolato, mentre dall'altra parte c'è il pettinino per pettinare le sopracciglia. Poi ci sono due ombretti metallici, no, uno è un ombretto in crema, l'altro invece è un eyeliner in crema. Allora, l'ombretto in crema è fenomenale perché è di un bellissimo dorato, è molto molto pigmentato, wow, è veramente splendido questo colore, mi piace un sacco. E poi c'è invece l'eyeliner, che è un eyeliner colorato, non riesco, ecco, ah no, non è colorato, è un eyeliner nero in crema, in gel, insomma, da applicare con il pennellino, quello angolato. Tra l'altro potrei usare anche quello che mi hanno dato per le sopracciglia per applicare questo eyeliner, perché i pennelli angolati, pure quelli sottili 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 che hanno appunto soltanto una puntina, sono perfetti. Poi c'è questo, che è un primer per le ciglia, vediamo, probabilmente sarà trasparente o bianco. No, strano, perché questo in realtà è colorato, quindi un primer per le ciglia colorato, che fa un po' anche il lavoro di un mascara, sostanzialmente, suppongo. E poi c'è questo, che questo invece è un mascara nero, quindi vediamo la differenza. Allora, questo è un po' più paffutello, Raising Lashes, voilà, ed è, vediamo un po'. Ah, è simile come scovolino all'altro, però questo forse più dentini, più sì, un pochino più voluminoso come scovolino. Poi c'è questo, che è un Kajal sopracciglia più glitter, non per le sopracciglia immagino, ma il Kajal per le sopracciglia per me può essere
un pochino troppo scuro, ma è morbido e molto scrivente, mentre i glitter li userò sicuramente perché amo i glitter, sono una patita, e questi tra l'altro sono anche molto ben visibili, quindi mi interessano non poco, quindi glitterini dorati e casual sopracciglia. E questo per la Wildcon è tutto, adesso passiamo a... Allora, vi farò vedere... prima cosa vi faccio vedere questi, ne ho prese due. Queste sono le mie maschere capelli preferite, io in realtà le uso al posto del balsamo. Amo il profumo di questo prodotto, ma quello che amo più di tutto è quello che fa per i miei capelli, perché li lascia morbidi, districa tutti i nodi e veramente raramente mi sono trovata bene tanto quanto con un prodotto. Non so se quello che sto dicendo ha un senso, la mia frase veramente, però non mi sono, sto distruggendo pure tutto, però non mi sono mai trovata così bene con un balsamo. Di questi ne avrò presi almeno tipo 20 nel tempo, e quando veramente non so che balsamo prendere, prendo sempre questo. Non so se ve ne avevo mai parlato di questo prodotto, ma questa è appunto una maschera Reconstruction Mask, quindi per capelli secchi, sfibrati, insomma i miei comunque hanno i colpi di sole, quindi mi piace dargli un po' di coccole in più, un po' di nutrimento in più, e questo. Questa crema è estremamente densa, ne basta veramente pochissima, non la metto mai sulla cute, sempre soltanto tipo sulle lunghezze, quindi da qua in giù, abbondando sempre sulle punte, la lascio in posa solo qualche minuto, più di 2-3 minuti, non ce n'è bisogno fino a quando appunto sono in doccia, e poi la risciacquo e sentite subito la differenza. Quindi se l'ho provato, se l'avete già provata, fatemi sapere, perché per me fa miracoli. Poi arriviamo all'acquisto che ho fatto, voi siete venute con me in realtà quel giorno, perché era lo stesso giorno in cui ho fatto i tatuaggi, credo, sì, e questi sono degli occhiali da sole. Ho preso un paio di Ray-Ban nuovi, perché come sapete li ho già in colorazione blu e dorati, ma volevo un paio di occhiali un pochino più portabili, un po' con tutti i look, perché quelli blu non sono facilmente abbinabili a tutti i look, lo so che problemi, problemi seri questi, però ho preso, alla fine ho scelto questi, non avevo il dubbio un po' tra quelli con le lenti proprio a specchio, oppure questi che sono un pochino, anche questi sono a specchio ma sono un pochino più scuri, e alla fine ho deciso per questi. Sostanzialmente mi sono piaciuti subito e quindi li ho presi, insomma, qua ad Amsterdam al Bijenkorf, che è un centro commerciale. E poi arriviamo al colpaccio, perché ho preso due cose da Yves Laura. Se avete visto il mio video in cui leggo i commenti sulle haters sapete di cosa sto parlando, però appunto era un po' che avevo visto queste due cosine da Yves Laura e non ho potuto veramente fare a meno di prenderle, mi sono innamorata letteralmente. Allora vi faccio vedere prima questa, che è una collana, è molto discreta ed è molto elegante secondo me. All'interno della scatola, oltre ad esserci naturalmente la collana che adesso vedrete, c'è il coso per pulirla con tutte le istruzioni, e poi c'è anche questa custodia in pelle che serve appunto nei viaggi, insomma, se voglio portarla con me a proteggerla. Tra l'altro profumo di pelle anche, voi lo sapete che io sono pazza per questo profumo, tutte le cose di pelle nuove sto lì ad annusarle come una pazza. Chiedetelo a Demese, la sua Celine me la sono annusata per tutta la vacanza a Parigi, lo so, è una cosa folle, ma sono così. E questa è la collana, che ovviamente da lontano non riuscirete a vedere, ma ci sarà il close up. Non riuscirete a vedere, ma ci sarà il close up. Mi piace moltissimo, me la vedrete indossare molto spesso questa catenina. Ho aspettato per filmare questo video e non vedevo l'ora di indossarla, ho sofferto proprio a vederla lì. E altra cosa che ho preso, questo è forse il vero colpaccio di questa spesa, e tra l'altro queste due cosine le ho prese su un sito su cui ordino spesso ed è affidabilissimo per le cose di marca eccetera, quindi vi metterò il link giù nelle informazioni, insomma, per l'acquisto di questi e di tutti gli altri prodotti se li trovo. E qui e qui c'è anche qui naturalmente c'è il coso, il tagliandino, e poi la dust bag per il bracciale, che è questo, adesso sveliamo il segreto, ed è questo bracciale, allora, che è appunto della collezione
primaverile, estiva 2015, ed è dorato e c'è appunto il logo con la Y, la S e la L. Sono stata fortunata perché ho trovato la taglia S di questo bracciale, ho provato quella più grande nei negozi e mi stava veramente larghissimo, e questo è perfetto. Amo questo bracciale, non vedevo l'ora di filmare questo video per poterlo indossare, perché se lo indosso in qualche video o in qualche foto prima di filmare il video haul, tutte voi lo vedrete perché avete tipo il radar. Quindi insomma sì, questo è il mio nuovo bracciale, questi sono stati i miei super super acquisti. Ho un'altra cosa da farvi vedere, non pensate che io sia impazzita, vi giuro, ma questa è una cosa che ho visto online, mi sono fissata, guardavo queste cose. Questo è una specie di giocattolo, non c'entrerà nulla con gli accessori, con il make up, ma io devo farvelo vedere perché la mia emozione quando mi è arrivato tipo 10 minuti fa era veramente incontenibile. E questo è, non so se avete mai sentito parlare di è una specie di Play-Doh americano. Questo prodotto mi è arrivato appunto dagli USA ed è una specie di Play-Doh che si può, si usa sostanzialmente per giocarci, niente di particolare, ma questo Play-Doh, chiamiamolo così, in realtà si chiama Putty, questo Play-Doh, se riesco ad aprirlo sarebbe anche carino, è completamente trasparente e sembra veramente vetro. Adesso se riesco ad aprirlo ve lo faccio anche vedere. Eccolo qua. Allora, si sì, un po' naturalmente nel trasporto si sì, un po' rovinato, ma non si vede, me ne rendo conto, e ce n'è un po' anche nel tappo, non si vede, me ne rendo conto, ma se vado a metterci il dito vi rendete conto che c'è questo, che c'è qualcosa all'interno sostanzialmente, e io sto per giocare con questo coso probabilmente per tutto il giorno. Oddio, io potrei impazzire per queste cose, vi giuro. E praticamente è come se fosse vetro liquido, è incredibile. Non lo so come spiegarlo, io spero di non essere l'unica al mondo che ha questa mania, ma quando ho visto questa cosa online dovevo assolutamente prenderla, sono impazzita letteralmente. Vabbè, questo ragazzi e ragazze era tutto, lasciamo stare, spero che vi sia piaciuto questo video gigantesco, vi mando un bacio grandissimissimo e alla prossima, ciao!